Oh, buonasera a tutti, siamo all'ottava puntata del Processo Dilettanti, siamo ospiti del ristorante Al Camp di Mariano. Per quanto riguarda stasera, la puntata sarà esclusivamente per i difensori. Allora, vado a presentare i nostri ospiti, Bello del Fenegrò, Buonasera a tutti. Toriani Fenegrò, Bianchi Buonasera a tutti. Serenza, Buonasera. Castelnuovo Erbese, Buonasera. Romanò Castello Buonasera a tutti. Buonasera. e Bosaglia Cantù. Allora, partiamo sicuramente dagli ospiti, diciamo, più in alto come squadra. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, gli diciamo Bello, sicuramente come è andato il primo derby con il Mariano in eccellenza. Il primo derby col Mariano è andato abbastanza bene, abbiamo peccato su un gol preso stupidamente, ma ci siamo ripresi rispetto alle ultime partite di campionato e si spera di fare sempre meglio. Visto e considerato, passiamo a Marco Toriani. Allora, siete in risalita con i risultati, che non sempre vi hanno sorriso, però per domenica siete pronti per ricevere sicuramente l'ardor lazzate anche degli ex. Sì, siamo pronti. Sappiamo che non è una partita facile perché comunque andiamo a incontrare una squadra che è seconda in classifica, che sta bene, comunque che sta giocando bene, però sappiamo quello che dobbiamo fare per portare la partita a nostro favore. Noi conosciamo loro, loro conoscono noi, ma questo non deve essere una penalità per noi, ma un punto di forza. E speriamo di giocare una bella partita, speriamo di fare il risultato. Allora, la seconda domanda a Bello, vabbè, io forse ti conosco dal passaggio di Falloppio che sei andato a Lecco, quindi la tua posizione sicuramente non era quella in campo, diciamo. Però sono del parere che forse Mister Pilia ti ha trovato la posizione più giusta in campo. Diciamo di sì, dai, il mister mi ha trovato questa nuova posizione che a me piace molto e sono contento di interpretarla per il Fenegrò. Che dire, speriamo di fare sempre meglio. Come detto prima, domenica abbiamo una partita abbastanza difficile e niente, c'è solo da vincere e far 3 punti. Vabbè, la seconda domanda per Toriani è sicuramente, visto e considerato che hai avuto la fortuna di giocare in rappresentativa regionale, penso, se ci racconti in breve l'esperienza fatta, anche perché siete andati a vincere il torneo delle regioni, quindi penso che sia stata una bella soddisfazione. Sì, è stata una bella esperienza, una bella soddisfazione. Innanzitutto partecipare a un torneo così prestigioso e poi ovviamente vincerlo in un campo, in uno stadio del genere. E poi da ultimo è stata anche una bella soddisfazione aver vinto lo spareggio con il Lazio e esserci qualificati per quella che sarà poi la fase europea che si svolgerà l'anno prossimo e fra 2 anni. Quindi speriamo di andare il più avanti possibile. Ecco. Anche perché è una bella esperienza, quindi meglio di così. Vabbè, adesso scendiamo diciamo di 2 categorie e passiamo alla prima categoria. Abbiamo il capitano dell'Erbese Castelnuovo. Vabbè, siete arrivati da 2 campionati, forse uno meglio dell'altro. Quest'anno sicuramente, come parlava già il vostro direttore sportivo, sicuramente sono mancati un po' di sponsor, vi siete trovati un po' in difficoltà giustamente, poi tra l'altro avete vinto il campionato, quindi siete saliti di categoria, però devo dire che al di là che, vabbè, non si può dire che state andando bene, perché per l'amor di Dio, però penso che già domenica potete avere magari diciamo una palla buona per migliorare sicuramente la classifica. Esatto, già domenica avremo uno scontro diretto con una nostra rivale che è con noi in fondo alla classifica e penso che già da domani sera con i miei compagni, lo staff tecnico e tutta la dirigenza ci metteremo al lavoro per rimboccarci le maniche e cercare di portare a casa questi maledetti 3 punti che non arrivano ormai da 8 partite. La seconda domanda, visto e considerato che si sa benissimo che poi alla fine quando non vanno bene le cose chi ci rimette è l'allenatore.
però penso che in queste situazioni bisogna aiutarlo sicuramente, visto e considerato che la classifica è precaria. Ma il mister è tranquillo? Sì, il mister è supportato da tutta la dirigenza e compresi noi giocatori. Siamo vicini a lui e cercheremo di fare il possibile per fare del nostro meglio e riuscire a portare a casa la prima vittoria stagionale. Adesso passiamo a Bosaglia Cantù. Vabbè, la prima domanda sicuramente, visto e considerato che non sei ancora andato in campo quest'anno, come sta andando il tuo recupero? Sì, allora sono fermo da 2 mesi e domani riprenderò gli allenamenti, spero di poter dare una mano ai miei compagni, comunque stanno facendo abbastanza bene, a parte le ultime 2 o 3 partite, siamo un po' a corto di giocatori tra infortuni e squalifiche, comunque ci riprenderemo sicuramente. Ecco. Seconda domanda è come è andata la gara di ieri? Anche perché c'è da dire che l'ex vi ha punito alla fine, quindi Bosisio alla fine vi ha punito. Sì, diciamo che è stata un po' condizionata dall'espulsione del nostro difensore nel primo tempo. Abbiamo giocato per 1 ora circa in 10. Loro sono un'ottima squadra, giocano molto bene, hanno delle individualità importanti e infatti davanti si sono fatti sentire con sia Bosisio e l'altro loro centravanti e niente, 2-1 per loro, comunque è stata una gara combattuta e merito, cioè vittoria meritata per l'Alta Brianza comunque. Siamo a Bianchi Serenza, vabbè la partenza è stata più che positiva perché visto i vostri risultati alla fine siete ancora lì in zona playoff. Ieri però un brutto stop a Casnate, com'è andata la gara? Domenica abbiamo perso meritatamente e sostanzialmente sbagliando l'approccio alla gara, perché dopo 20 minuti di gioco ci trovavamo già sotto i 2 reti e quando ti dimentichi di giocare all'inizio e subisci 2 gol poi è dura rimontare. E il rigore verso la fine del primo tempo ci ha rimesso in carreggiata, ma subito iniziata la ripresa abbiamo subito i gol che ci hanno condannato alla sconfitta. È stata una partita per me assimilabile a quella che abbiamo disputato in casa col Montesolaro, anche lì una partita persa nettamente e sempre a mio avviso per un approccio anche questa volta completamente sbagliato. Vabbè, la seconda domanda è, visto e considerato che vabbè, al di là magari della gara di domenica, come dicevo prima, siete ancora agganciati al treno playoff, quindi secondo te, visto e considerato che la squadra ormai sono 9-10 partite che state giocando, dove può arrivare la tua squadra? L'inizio è stato molto, molto positivo e ha fatto ben sperare e fa ancora ben sperare perché la stagione è ancora lunga. Del resto bisogna rendersi conto anche di alcuni limiti che abbiamo e che ha anche sottolineato il mister Sarchi. E d'altra parte a mio avviso siamo un po' ricascati, ecco, dopo un inizio positivo nel problema dell'anno passato, cioè un po' un'incostanza di rendimento, un'altalenanza di risultati, specialmente una gran differenza fra le partite disputate in casa e quelle disputate in trasferta. Insomma, quando si passa, come in questo caso, da una netta vittoria a un'ampia sconfitta, vuol dire che manca quella maturità e quella concentrazione per cercare sempre di fare il risultato, e appunto è una questione anche di approccio e di mentalità, come dicevo prima. Allora passiamo a Roma No Castello. Vabbè, la prima domanda è come è andata la gara di ieri? La partita di ieri ha dato delle buone risposte, secondo me, finalmente, perché andando sotto, che ci è capitato spesso quest'anno di andare sotto durante la partita, siamo riusciti finalmente a recuperarla e portarla a casa, a portare a casa i 3 punti che
sicuramente ci fanno bene, ci danno morale e ha dato una buona risposta a livello caratteriale della nostra squadra e questo è molto importante in questo momento della stagione. Seconda domanda è, come dicevi te, finalmente è arrivata un po' di regolarità nei risultati. Però già domenica, secondo me, avete la possibilità sicuramente di risalire ancora di più, perché visto e considerato che avete la Casnatese in casa. Domenica sarà una partita sicuramente difficile, ma sarà la nostra prova definitiva per capire se veramente ci siamo, se veramente abbiamo raggiunto quella, come dire, compattezza, quella compattezza di squadra che ci può portare, oltre al gioco e alle individualità che sono presenti nella nostra squadra, che ci può portare a fare una serie di risultati positivi consecutivi.